formazione di corazzieri a cavallo che scortano la vettura. Vengono ora resi gli onori al Presidente della Repubblica. Della memoria delle forze armate, dei corpi armati dello Stato e di tutti coloro che hanno servito con onore l'Italia e testimoniano il saldo legame esistente con gli allenatori dei gruppi sportivi di guardia di finanza, sia di Stato e polizia penitenziaria, impegnati anch'essi nel promuovere l'attività sportiva paralimpica a livello agonistico. Ed è già stata decorata con una medaglia di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia. Passa ora in rassegna una compagnia del Corpo Militare dell'Ordine di Malta Italia, che è Corpo Speciale Ausiliario dell'Esercito Italiano. La compagnia è integrata da una rappresentanza del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. I suoi 146 anni di vita, il Corpo Militare, con la sua componente volontaria, funge da supporto al Corpo Sanitario della Forza Armata, sia in guerra che in pace, nonché in occasioni di pubbliche calamità e emergenze, vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. Sono oltre 624.000 i volontari che dal 2001 hanno operato in progetti di servizio civile in Italia e all'estero.
profondo significato simbolico. Il cittadino la porta nel cuore, prima ancora di onorarla esteriormente, ed è dinanzi ad essa che questi uomini e donne prestano il loro solenne giuramento di fedeltà alla patria